Avete presente quel momento in cui siete così concentrati sulle cose che il tempo sembra volare via, non ci sono più difficoltà nel proprio lavoro, non ci sono più pensieri, siete semplicemente lì e ora, va quasi tutto in automatico. Questo lo chiamo flusso di lavoro, so che mi pare che abbia anche una terminologia americana, adesso non mi ricordo più qual è il nome esatto, però il fatto sta che mi capita molto spesso quando il lavoro mi piace e quando mi sento effettivamente molto sicuro in quello che sto facendo. È una particolare condizione di lavoro che bisognerebbe riuscire ad arrivare ad avercela sempre in tutti i lavori, e purtroppo non mi capita così frequentemente. Essere in un flusso di lavoro significa semplicemente non pensare più a quello che stai facendo, non pensare più ai problemi di quello che stai facendo, sei semplicemente così concentrato che va quasi in automatico. Non ti poni più i problemi tipo ad esempio aspetta che guardo un attimo, vedo se tutto mi torna. No, perché sei così sul pezzo che riesci ad anticipare i problemi, stai lavorando così bene che arriva tutto come se fosse in automatico, come se fosse una persona che ti suggerisce le cose da fare da dietro l'orecchio. È una sensazione bellissima. Avere un flusso di lavoro veramente di questo tipo qua ti permette di fare dei lavori fatti benissimo e il tempo ti va via, ti senti veramente carico e soprattutto ti senti la persona giusta nel posto giusto. Riuscire ad arrivare a lavorare in un team in flusso, secondo me, è molto complesso perché dipende da una grande sfumatura di caratteristiche, chiaramente. Io so solo che quando mi capita mi diverto così tanto che di solito la giornata vola via e quando arrivo alla fine dico: ma aspetta, ma ho già finito tutto? O comunque è già finito? Sembra quasi un momento magico della giornata. Come si fa ad arrivare a questa tipologia di lavoro? Secondo me ci si arriva quando si è molto molto preparati, si è fatto un lavoro molto precedente alla parte esecutiva, quindi mettiamo il caso che stiamo parlando di uno shooting, prima dello shooting si è fatto proprio una progettualità, una strategia di come si affronterà quel lavoro, si è già entrato in contatto col cliente, si sono già fatti un certo tipo di percorso lavorativo progettuale, magari in passato, quindi è un lavoro che è già stato fatto precedentemente, quindi più si riesce a togliere lo stato di ansia e di inquietudine e soprattutto di imprevisto o comunque so già come funzionerà quella cosa lì, più si sarà concentrati il giorno stesso a lavorare con efficacia, a lavorare con ottimismo e soprattutto a lavorare con piacere, che è la cosa più importante. Secondo me, quando si riesce ad avere questa tipologia di approccio lavorativo è veramente stupendo e vorrei che continuasse sempre così. Spero che questo video sia stato utile, se hai dubbi chiaramente scrivimi qui sotto e al prossimo video.